Grazie Presidente. Assessore, finalmente riusciamo a parlare della discarica di Sogliano. La discarica di Sogliano fu aperta nel 1990 con la G1 con la motivazione che serviva solo per esigenze locali per smaltire i rifiuti dei comuni dell'area del Rubicone. Bene, doveva durare 30 anni e ospitare 60.000 tonnellate. Bene, nel frattempo siamo arrivati alla G2 e anche che ha più di 1,5 milioni di metri cubi di rifiuti, e poi adesso arriviamo alla G4, la G4 che avete autorizzato a dicembre di quest'anno, un altro 1,6 milioni di metri cubi di rifiuti speciali. Allora, la domanda che noi poniamo è questa: ma se abbiamo detto nel piano rifiuti e nella legge rifiuti che al 2020 chiudiamo le discariche e cominciamo a spegnere gli inceneritori, come mai autorizziamo una nuova discarica da 1,6 milioni di metri cubi di rifiuti speciali quando il piano rifiuti diceva che fino al 2020 le necessità della Regione Emilia-Romagna erano complete? Poi su questo si innesta un altro tema, che è quello dei rifiuti dei 19-12-12, che sono rifiuti urbani o sono rifiuti speciali, qualcuno ci ha detto sono rifiuti urbani, anche su questo ci piacerebbe avere un suo parere. Sì, grazie Presidente. Mi dispiace, ma l'assessore Gazzolo non ha risposto alla mia domanda, perché si terrà conto nella pianificazione dei successivi fabbisogni dei soli rifiuti speciali prodotti nel territorio regionale ai fini della verifica della necessità di nuovi impianti ed ampliamenti. Allora, da quei numeri di cui abbiamo appena sentito, non c'è la necessità per i rifiuti nati in Regione Emilia-Romagna, anche perché la discarica di Ginestreto si sta riempendo di rifiuti urbani, giustamente, che prevengono dal Lazio, ma sono di più. A me ne risultano extraregionali 95.000 nel 2015, e la sentenza del Consiglio di Stato c'era già stato, e non capisco perché continuano ad arrivarci. Nella discarica di Sogliano nel 2015 ce ne sono finiti un quarto dalla Regione Emilia-Romagna, il resto è tutto extra regione. Allora, vogliamo diventare la pattumiera delle altre regioni? Io no, e la Valle dell'Uso neanche, e la Valle dell'Uso neanche. Cioè, quella valle ha già dato, e se voi non dimostrate che c'è una necessità per la Regione Emilia-Romagna per avere ulteriore spazio di rifiuti speciali, e mi dispiace, ma quella discarica non ha senso di esistere. Non ha senso di esistere. Anche perché se voi dite i rifiuti derivanti da rifiuti urbani non ci possono entrare in discarica, perché ad oggi ci entrano. Se nella prossima non ci entreranno, quella discarica non si riempirà mai, perché della Regione Emilia-Romagna ne arrivano pochi e diminuiranno. Noi non capiamo, non capiamo noi, e non capisce la gente del luogo, perché avete voluto autorizzare quella discarica. Perché quel territorio, quell'ambiente ha già dato, fra l'altro lì ci sono anche aspetti ambientali importanti che la via avrà valutato, però andiamo a stoccare tutto il terreno di riporto del buco che andiamo a fare, lo andiamo a stoccare su un'area SIC ZPS, che guarda caso è lì a 150 metri. E di questo, secondo me, è un altro dato importante che non avete, del quale non è stato ben tenuto in conto. Concludo, perché pochi minuti fa l'assessore Donini diceva noi dobbiamo coltivare anche delle visioni. Purtroppo registro che da coltivare delle visioni noi siamo tornati a coltivare delle discariche, che è anche un termine tecnico. Grazie.